Ancora una volta, nel nome del grande oncologo Umberto Veronesi, è andata in scena, anche se in versione streaming a causa la pandemia da Covid-19, la quarta edizione del riconoscimento Laudato Medico, il premio istituito dall'Associazione Europa Donna e assegnato a coloro che, più di tutti gli altri, attraverso l'ascolto e l'empatia con le pazienti affette da tumore al seno, riescono a migliorare la qualità della vita delle proprie assistite, aumentandone a questo modo la probabilità di una più lunga sopravvivenza. Quest'anno sono state 5.013 le segnalazioni delle pazienti, con un incremento del 4% rispetto allo scorso anno, una conferma della bontà dell'iniziativa. 4 gli specialisti premiati in differenti categorie. Per quanto riguarda la radiologia, l'onore è toccato al dottor Daniele Laforgia dell'Istituto Tumore Giovanni Paolo II di Bari. Nella chirurgia è stata premiata la dottoressa Valentina Territo del presidio ospedaliero Vittorio Emanuele di Gela. In oncologia il riconoscimento è andato alla dottoressa Stefania Guarino del presidio ospedaliero di Urbino. Infine, per quanto concerne la radioterapia, il premio è stato ritirato dalla dottoressa Alessandra Huscher dell'Istituto Ospedaliero Fondazione Poliambulanza di Brescia. È la presidente di Europa Donna, Rosanna D'Antona, a sottolineare quanto sia importante il rapporto fra medico e paziente, entrando nel dettaglio dell'ultima edizione del premio. Il riconoscimento Laudato Medico 2020 è caratterizzato, direi, da 2 o 3 elementi molto importanti. Il primo è che comunque abbiamo ricevuto più di 5.000 segnalazioni e se consideriamo che c'era poca affluenza negli ospedali e che c'erano tutte le limitazioni del Covid, queste 5.000 segnalazioni rappresentano il 4% di più numericamente dell'anno che era appena passato, del 2019. Quindi, diciamo, la caratterizzazione principale, numero uno, è che le pazienti ci tengono a far sentire la loro voce e a segnalare quei medici che sono particolarmente disponibili in termini di ascolto, di chiarezza, di disponibilità verso le pazienti. Quindi questo è il punto uno. Il secondo, ripeto, è che pur essendoci poca affluenza o una ridotta affluenza nelle senologie, comunque le segnalazioni ci sono state. L'altro elemento, se vogliamo, di caratterizzazione è che dei premiati finali abbiamo un lombardo e 3 persone che di regioni che appartengono al centro-sud, il che significa che, di nuovo, ancora una volta, le pazienti che esprimono il loro parere sono pazienti che tengono al centro di senologia e quindi è significativo che al sud ci sia una voce che dice vogliamo riconoscere queste eccellenze, perché così le pazienti non devono fare i famosi viaggi della speranza, viaggi della salute, per dal sud venire a curarsi al nord. Quindi questo è un altro segnale molto molto importante a nostro avviso. Impossibile non citare l'ispiratore del premio, il professor Umberto Veronesi. Sì, lui è davvero stato uno dei primi in tanti settori, ma di sicuro è stato l'uomo che ha compreso meglio le donne, tanto che io, che sono la paziente numero 0 dell'Istituto Europeo di Oncologia, dove lui aveva appena aperto il reparto 25-26 anni fa, e quindi sono stata la prima paziente ad entrare lì. E devo dire che lui è proprio stato, diciamo, vicino a me, come è stato vicino a migliaia di pazienti. E io, a distanza di 26 anni, ho sentito il bisogno di raccontare questa storia, di raccontarla per me, perché ho, diciamo, ripercorso le tappe di una guida importante con un medico come lui, ma anche, direi, una guida, un percorso per le pazienti, per le donne che incontrano il tumore oggi. Il libro si chiama Il mio professore ed è in libreria dal mese di ottobre. L'Associazione Europa Donna è nata nel 1994 e oggi è presente in 47 paesi con l'obiettivo di rispondere alle esigenze delle donne prima, durante e dopo la malattia. Europa Donna è nata di nuovo 26 anni fa circa,
ed è nata con l'idea di dare la voce, gli anglosassoni dicono è un movimento di advocacy, cioè dare la voce alle pazienti perché possano esprimere i propri diritti in termini di qualità della cura, impegno delle strutture, accesso alle cure più innovative, abbattimento delle barriere geografiche tra il nord e sud in Italia, ma anche tra il nord e sud Europa, perché questo è un movimento che è presente in 47 paesi nell'Europa allargata. L'Italia ha come sede principale a Milano, ma in realtà abbiamo 160 antenne in giro per tutte le città d'Italia e in alcune città ovviamente anche più di una. E qui ci sono delle donne straordinarie che fanno volontariato e assistenza alle pazienti che incontrano il tumore al seno alla prima battuta, ma anche poi durante i percorsi che a volte non sono mai così semplici. E quindi questa è la nostra rete.